Cari amici, eccoci a un video estemporaneo in cui vi parlo di una mia nuova iniziativa. Sapete che abbiamo fatto tutti insieme questi giorni di digiuno nel periodo quaresimale, no? Quindi ho sottolineato come sia importante nel corso dell'anno rispettare i cicli della natura. Cioè, quindi non è che si possa fare una dieta costante, no? Bisogna rispettare quello che è il ciclo della natura, il ciclo astrale e così via, affinché le eventuali diete che facciamo siano i più profittevoli possibili. Altrimenti ci sono quelle solite cose dove uno sta a una dieta pazzesca, dimagrisce e poi ringrassa, il famoso discorso dell'alternanza yo-yo dell'ingrassamento e dimagramento, che stressa unicamente l'organismo. Mentre facevamo questo digiuno primaverile, mi è venuto in mente questo concetto di perché le antiche tradizioni parlano della periodicità del digiuno, che per esempio per i cristiani è prima di Pasqua, quindi cade sempre in primavera, per i musulmani è il mese del Ramadan, per gli ebrei ci sono vari momenti, per i buddisti e così via. Noi l'abbiamo fatto difatti in corrispondenza con la luna nera di Shiva. Allora mi sono posto questo problema e ho capito, perché è una cosa molto importante, che tutte le tradizioni induista, musulmana, cristiana, basano l'idea della salute sostanzialmente sui ritmi. E questi ritmi sono basati tutti sul ritmo lunare, questo satellite della Terra che gira attorno alla Terra e che influenza non solo le maree e le mestruazioni, ma tante altre cose che sono la crescita dei vegetali, eccetera, eccetera, influenza anche naturalmente il nostro metabolismo. Ed è per questo che in effetti gli antichi non solo pensavano alla luna nel momento in cui dovevano seminare o nel momento in cui dovevano tagliare una pianta, ma pensavano anche nei momenti in cui dovevano decidere qualcosa per la loro salute. Allora cosa ho pensato? Ho pensato che era opportuno fare un calendario che mettesse in rilievo le fasi stagionali, quindi l'evolvere del sole. Perché chiaramente noi abbiamo il momento del sole e il momento della luna. Il sole è quello che alzandosi nel cielo e dando più calore e più energia a seconda della stagione, ovviamente condiziona la nostra alimentazione. Perché se nel momento che c'è tanta energia solare, c'è tanto calore e io non devo spendere energia dentro nel mio corpo per produrre calore, in quel momento lì la mia alimentazione dovrà essere necessariamente ridotta. E viceversa, quando invece la luce solare diminuisce e io devo produrre anche energia per formarmi un po' di pannicola adiposo, che sia una specie di cappotto che mi difende dal freddo, il famoso grasso grigio che formo, e questo è legato al fatto che il sole illumina meno. Quindi ecco, allora che abbiamo già un primo concetto che vediamo nel mio calendario, il concetto che a seconda della stagione, che io qui ho segnato nei diversi colori, la primavera in verde, l'estate in giallo-arancione, l'autunno in un rosso intenso e poi l'inverno in blu. A seconda della stagione io dovrò aumentare o ridurre l'apporto di alimenti. Ma poi all'interno dei mesi è importante che io ottenga, oltre a un ritmo annuale, ci deve essere anche un ritmo mensile, ed è importantissimo che il nostro corpo segua dei ritmi. E il ritmo mensile è ovviamente ritmato sulla luna, perché la luna ritma i ritmi dei nostri liquidi corporei, del nostro metabolismo. E allora in questo calendario sono segnate in maniera molto chiara le fasi lunari. E quindi noi vedremo che quando la luna, per esempio, tende a farsi, a crescere, noi potremo via via aumentare il nostro apporto calorico, e quindi c'è il simbolino della forchetta e del cucchiaio che via via si illumina, e vuol dire che pian pianino noi potremo crescere l'apporto calorico, fino ad arrivare, diremo, al momento della luna piena, in cui possiamo in realtà avere quel giorno, quei 2 giorni di libertà di alimentazione. Quindi possiamo introdurre una maggior quantità di calorie sostanzialmente, cioè giorni dionisiaci in un certo senso, no? Poi man mano che la luna decresce, abbiamo invece l'inverso, dobbiamo restringere via via il nostro apporto calorico fino ad arrivare ai 2 giorni, per esempio in maggio saranno il giorno del 18-19 maggio, in cui c'è la luna nera ed è il momento in cui dovremmo fare il periodico estremamente benefico digiuno mensile. Quei 2 giorni di digiuno però
accompagnate da una preparazione. Nei giorni prima andiamo a ridurre via via il nostro apporto calorico e che poi aumenterà di nuovo. Quindi cos'è il concetto? Il concetto è, attraverso questo calendario, vedere l'evoluzione della Luna, vedere il diverso apporto calorico e trovare un ritmo. Ecco, quindi è importante anche sapere, le donne, per dire, che hanno questo ritmo ciclico mestruale, hanno un sistema immunitario molto più attivo dell'uomo, per esempio, che ha sempre questo suo livello fisso di testosterone, e nel periodo del fertile sono estremamente, diremo, nel periodo in cui ci sono le mestruazioni, hanno questo dinamismo, diremo, immunologico e reattivo, dovuto proprio a questo ritmo. Entrano in un ritmo. Non è importante tanto la linearità nel nostro organismo, la linearità in salute, ma è importante il ritmo. Pensiamo al ritmo stagionale delle piante, al ritmo giornaliero delle piante, a tutti questi ritmi che vediamo nella natura. Noi dobbiamo inserirci nel ritmo della natura. Poi vediamo un'altra piccola cosa nel calendario, che c'è un omino che via via si illumina. Cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che noi aumentiamo, con l'aumentare della Luna, diremo, aumentiamo l'apporto calorico, dobbiamo anche aumentare il nostro esercizio fisico. I nostri 10.000 passi giornalieri diventeranno magari 15.000, 16.000, 17.000, perché mangiamo di più, e quindi è giusto che questo mangiare vada in muscolo, non vada in grasso, e quindi cercheremo di esercitarci di più dal punto di vista fisico. E poi man mano che invece c'è la fase decrescente, faremo anche meno esercizio fisico, perché altrimenti andremo a consumare il muscolo se apportiamo meno calorie e ci muoviamo troppo, e quindi oscilleremo, diremo, dai 10.000 passi chiave del centro ai 15-16.000 passi, e poi torneremo ai nostri 10.000 passi. Quindi ritmo vuol dire ritmo, quindi, dell'alimentazione, ritmo dell'esercizio fisico, dinamismo. Ecco, tutto nella natura muta, tutto procede, non c'è nulla di statico, e noi dobbiamo anche noi inserirci in questo. Una dieta troppo statica, sia nell'abbondanza che nella restrizione, è estremamente negativa per la nostra salute. Questo si inserisce in tutto un percorso, no? Che è iniziato tanti anni fa, quando io ho fatto il post neurovegetativo, che è molto importante inserirlo in questo discorso, perché nel post neurovegetativo voi trovate le quattro costituzioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che a seconda della nostra costituzione noi dovremo adattare anche questo discorso che ho fatto fino adesso. Chiaro che la restrizione calorica sarà particolarmente importante, cioè partirà da un livello più basso di apporto calorico nel soggetto flemmatico, per esempio, che tende ad accumulare liquido, tende a una certa sua flaccidità, e noi qui troveremo nel posto, trovate tutte le caratteristiche di questo soggetto, degli esempi di questo soggetto, e anche in realtà delle terapie naturali per curare, al di là della dieta, questo soggetto. L'opposto sarebbe il soggetto biliare. Il soggetto biliare invece è un soggetto che tende ad esaurirsi, che ha bisogno di energia, ha bisogno di apporto, e quindi questo soggetto avrà bisogno di un livello più alto di apporto calorico nell'ambito sempre di questa oscillazione del calendario, perché è un soggetto che consuma di più, altrimenti va oggettivamente a dimagrire troppo. La stessa cosa avviene nelle altre due costituzioni, la costituzione sanguigna. Non si tratta tanto della costituzione sanguigna di quantità di cibo, si tratta di qualità di cibo. Il soggetto sanguigno tende al vino raffinato, ai cibi elaborati e così via, e allora dovremo modulare, moderare questa estrema raffinatezza e ricchezza di cibi, per, se vogliamo, evitare i processi infiammatori tipici di questo soggetto, il quale anche lui dovrà seguire questo ritmo, dovrà esprimere la sua sanguinità e il suo desiderio di cibo, particolarmente nei giorni in cui la Luna piena glielo permette. Quindi vedrà sul calendario quando potrà effettivamente sfogare la sua verve di sommelier o di chef. L'opposto invece va detto per il soggetto opposto, il soggetto melanconico, il quale il soggetto melanconico è un soggetto che tende già molto a limitarsi nel cibo, ad avere una tendenza anoressica, una tendenza ad essere molto attento al bere, al mangiare, alle spezie, eccetera, eccetera. Allora in questo soggetto dovremmo cercare di dire, no, limitati meno ed espanditi di più, perché l'altro concetto è quello che da una parte c'è
il dinamismo, l'oscillazione periodica. Dall'altra c'è la necessità di trovare l'equilibrio che va nel centro. Dovremmo una costituzione troppo sbilanciata verso la parte melanconica, va con la dieta, con i rimedi, con varie cose, già va spostata verso la sanguinicità, e viceversa il sanguigno va spostato verso il melanconico per riportarli al centro dove c'è l'equilibrio. Questo è il concetto. Quindi oscillazione dinamica e attrazione verso il centro equilibrio. Quindi se noi abbiamo questi due strumenti, che sono il calendario e il poster, possiamo raggiungere questo benessere che si ritrova appunto nell'equilibrio costituzionale e nel ritmo della natura. Nel pacchetto che propongo per questo ci sono anche quattro card, no? Queste quattro card sono molto interessanti perché anche queste riproducono il concetto costituzionale. Però cosa abbiamo? Non solo abbiamo una piccola descrizione di quali sono le quattro costituzioni, ma poi abbiamo una cosa interessantissima sotto, in cui vediamo che per ogni costituzione abbiamo il minerale più indicato per quella costituzione, che c'è anche nel poster, ma qui è ancora più dettagliato, l'aminoacido più indicato, la vitamina più indicata, la pianta più indicata, la molecola più indicata, l'alimento più indicato e anche la musica, come sapete che musica e terapia, più indicata per questo soggetto. Quindi il riequilibrio, ancora una volta, si ottiene osservando, capendo il poster, si ottiene seguendo la stagionalità, seguendo l'evolvere anche mensile dell'universo, ma anche alimentandosi e nutrendosi secondo quello che c'è su queste semplicissime card, ma che sono estremamente interessanti. Quindi esiste un pacchetto, diremmo, di salute, di equilibrio che tutti voi penso apprezzerete e sul quale torneremo molte volte, perché è un po' la base, questo, della mia medicina, che non è solo medicina naturale, ma è anche medicina che segue i ritmi della natura, ma che è anche medicina che vuole arrivare non tanto alla salute così generica, non tanto alla scomparsa della malattia, ma a ritrovare l'equilibrio. La salute è equilibrio, è ritmo, è adattamento con l'universo che ci circonda.